5.000 non li spenderei, 3.200 sì. Allora, se tu dai la possibilità a un artista di vendere un'opera a un prezzo inferiore al suo coefficiente, solo per un dato tempo, per cui la finestra, no? la famosa finestra significa, uè ragazzo, se non ti svegli in 10 giorni a comprare questo, l'opera torna a 5.000. Questo non vuol dire svegliare l'arte, questo vuol dire svegliare le persone e comunque aprire un mercato più ampio. Alcuni artisti dicono, ma magari il gallerista con cui lavoro non è d'accordo. Ricordiamoci che di norma, di media, il gallerista guadagna il 50% sull'opera. Il che significa che se un artista lo comprate in galleria per un insieme di motivi a 10.000 euro, all'artista ne arrivano 5. Ma è giusto, perché comunque il gallerista ci mette, dovrebbe metterci la promozione, la location, i contatti, per cui è giusto, essendo un lavoro, che lui ci guadagni. Ok? Nel momento in cui l'artista, che non ha esclusiva, perché oggi, come ti dicevo qualche giorno fa, non esistono esclusive, non c'è l'artista che dice io i miei prodotti in esclusiva li do solo. Intanto utilizzo, hai sentito che cosa ho detto adesso? I miei prodotti. L'opera d'arte, anche se è brutta da dire, è un prodotto, per cui è soggetto a tutte le regole di vendita legate al mondo commerciale. Per cui scendete dal piedistallo, perché se volete vendere, capita, come capita in tutti quanti, per cui come capita, come ho detto, a Louis Vuitton, come capita in qualsiasi settore, che ogni tanto, per invogliare, per farsi notare maggiormente, vengono fatti degli sconti. Questo non vuol dire svilirsi, vuol dire semplicemente cercare di accontentare una fascia diversa di persone. Ok? Mentre invece l'arte, nonostante tutto, ancora adesso un artista che magari non vende, di fronte a proponi la tua opera almeno del 30%, se no poi dopo non sono più credibile. Mio padre mi ha sempre detto 10, allora 7 su 10 quant'è? 7. 10 su 0 quant'è? 0. Il che significa, se la tua opera costa 10 ma non ne vendi neanche una, il tuo risultato cos'è? Niente. Zero, giusto? Se la tua opera costa 10 ma la vendi a 7, ne vendi 2, il tuo risultato cos'è? 14. 2. Giusto? Ah no, scusa. 2. Cioè 2 vendute, mi stai confondendo con la matematica. No, scusami. 2 vendute, giusto? Sì, 2. Allora, 2 è meglio 10 di 0 o 7? È chiaro, capito? Il 7. Cosa succede? Dimmi. Dimmi, Pier. No, dicevo 7, no? Dovrebbe essere quello che conviene. No, scusami, ho dato un po' i numeri, per cui ho fatto magari un po' di casino io. Per cui, per dirti, per lui, allora, siccome non esiste, allora, l'esclusiva anche commerciale nei confronti di un artista viene data a una galleria in cui ti dice, ok, ti vendo solo io, ti gestisco io la parte economica, però per far sì che tu venda solo con me, io ti garantisco di vendere almeno 10 opere all'anno. Ok? Allora, nel contratto di esclusiva, perché il gallerista cosa dice? Stai con me perché io ti garantisco queste entrate, allora è giusto che l'artista dica, io non voglio andare su una piattaforma di vendita alternativa con un prezzo inferiore, perché altrimenti danneggerei chi mi garantisce un introito annuo e investe di me, giusto? È corretto come concetto, no? Se tu mi garantisci 50.000 euro all'anno, perché io devo andare contro di te e vendere sotto costo i miei prodotti danneggiandoti, in teoria? Correttissimo. Siccome non esiste una galleria che è in grado di
garantire la vendita delle opere, non c'è neanche nessuna galleria che si possa permettere il lusso di dire tu non fai questo, tu non fai quest'altro.